Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlare insieme a voi di un sacco di cose interessanti recuperate nei codici sorgenti di Fortnite, un sacco di modifiche che sono arrivate anche dopo quel micro update che hanno fatto successivamente all'evento del cubo meraviglioso. Tutti ovviamente lo abbiamo visto, ho fatto anche un video comunque di gameplay ieri mattina se volete guardarlo un po' più da vicino. Oggi nel video ragazzi parleremo della nuova skin segreta trovata nei file di gioco, vi spiegherò come poterla ottenere e parleremo anche ragazzi di alcune modifiche relative al gameplay e di un metodo per ottenere V-Bucks gratis. Allucinante ragazzi, quindi mi raccomando, se vi piacciono i miei video, se volete supportarmi, un bel pollicione in su non vi costa niente, mi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento di Fortnite. La domanda che voglio farvi oggi ragazzi è molto molto semplice: secondo voi c'è un universo parallelo in Fortnite? Mi spiego meglio. Con l'evento del cubo abbiamo visto tutti l'esplosione e la teletrasportazione dei nostri personaggi in un, non lo so, in una specie di luogo bianco, quello con le aure nel cielo e i tubi sotto. Secondo voi quello è un universo parallelo che c'entrerà con la season numero 7? Fatemelo sapere qua sotto ragazzi, perché sono proprio curioso dei vostri commenti. Quindi non ci fermiamo, cominciamo subito ragazzi e andiamo a vedere subito Sgadangal, la prima parte degli aggiornamenti di Epic Games. È relativa ragazzi agli explosive damage, quindi ai danni degli esplosivi. Qua dicono loro: "Hi everyone, you'll be reverting the explosive damage change in yesterday update. We really appreciate your feedback on the topic, we've heard a lot of great input, how we can better incentivize aggressive play and we'll be keeping that input in mind while we consider the other option. We are working on getting the change revert ASAP and we'll update once complete." Cosa vuol dire? In poche parole che stanno nuovamente aggiornando i danni delle armi esplosive per incentivare il gameplay aggressivo. Mi spiego meglio. Adesso, ad esempio, quando colpiamo una struttura nemica con un'arma esplosiva, praticamente la demoliamo, ragazzi. Quindi è molto più facile buttare giù gli edifici nemici e ingaggiare un combattimento fronte a fronte. Questo ragazzi appunto perché Epic Games sta cercando in tutti i modi possibili di togliere la possibilità di camperare nel loro gioco. Abbiamo visto come qualche giorno fa hanno fatto l'update alla safe zone, quindi l'ultimo cerchio della tempesta non si ferma più, sempre in movimento, questo per incentivare appunto il movimento, le partite. Adesso arriva anche l'update dei danni esplosivi, quindi ragazzi sempre più difficile utilizzare le proprie strutture per camperare, possiamo alla peggio utilizzarle per difenderci dai danni esplosivi, ma sarà molto dura continuare a costruire soprattutto in end game. Ma andiamo avanti ragazzi perché gli update non sono finiti e no, Xyuder, basta, codici, basta. Questo invece è interessantissimo, ragazzi. Queste sono tre righe di codice scoperte relative a chi ha acquistato il pacchetto fondatore di Save the World. Dovrebbe essere, adesso io penso di aver preso quello base scontato a 19 euro. Mi sa che il pacchetto fondatore è quello che costa un bel po' di grano. Hanno trovato ragazzi un'emote esclusiva che dovrebbe essere data solo ai possessori del pacchetto fondatore. Ovviamente l'emote sarà utilizzabile in Battle Royale, non sappiamo quale sia, non abbiamo proprio idea di nulla perché non è
stato mostrato nulla, non è stato trovato nulla relativo alle Moth, ma se avete il pacchetto fondatore, ben presto ragazzi, aspettatevi di avere nel vostro Battle Royale una nuova Moth che potete utilizzare insieme ai vostri compagni di squadra. Ma andiamo avanti ragazzi, e sgadagangragala, la parte più interessante, una delle due parti più interessanti del video di oggi ragazzi, la nuova skin Bull's Eye, occhio di toro sarebbe Bull's Eye, tradotto proprio in italiano, una skin presente nei file di gioco già da un paio di update a questa parte e che molti si chiedono come sia possibile ottenere, ovviamente. Beh ragazzi, per ottenere questa skin c'è un metodo molto semplice, io ho mandato un messaggio ad Epic Games, hanno risposto alla mia mail dopo non so neanche quanto, ma mi hanno scritto: "Thanks for contacting Epic Games Player Support. The skin Bull's Eye is a reward for earning a pin in one of our tournaments. You will have to get 20 plus points and the skin will be rewarded to you at the end of the event for completing your target." Ragazzi, basta solo ottenere in uno dei tornei, degli eventi che stiamo facendo ogni giorno, 20 punti. Quindi basta solo un spilla ragazzi e otterremo la skin Bull's Eye, ci verrà data quando tutti questi eventi termineranno, non dovete ottenerla ogni volta, da quello che mi hanno risposto sembrerebbe che basti solo una spilletta, quindi una volta sola che è arrivata a 20 punti. La skin è davvero molto molto interessante ragazzi, molto carina, non credo venga fornita con backpack, piccone o deltaplano, ma piuttosto che niente è sempre meglio di niente. Quindi ragazzi, mi raccomando, se avete già ottenuto un numero di 20 o superiore a uno degli eventi, sappiate che verrete ricompensati con la skin Bull's Eye. E andiamo avanti ragazzi, porca, questa è una roba allucinante ragazzi, questa è una roba allucinante. È vero che sono sempre dei codici, ma qua ragazzi addrizzate le antenne, perché qua si parla di V-Bucks gratuiti. È stato scoperto che nei codici sorgenti di gioco c'è in corso, quindi già funziona, un evento che non è stato detto da nessuno, soprattutto da Epic Games, l'hanno detto i leakers. L'evento è iniziato il 27 novembre di quest'anno e non è una data di fine, quindi continua ad andare il 27 novembre, giorno in cui possiamo ringraziare l'autista del bus. Cosa succede ragazzi? Se noi siamo per 25 volte i primi a ringraziare l'autista del bus, prenderemo 100 V-Bucks ragazzi. E se noi ringraziamo l'autista per 250 volte, prenderemo altri 100 V-Bucks. Io qua ragazzi vi lancio un appello, prendete carta e penna e cominciate a tirarvi giù quante volte avete ringraziato l'autista o se riuscite a ringraziarlo per primi. Una figata ragazzi, scusatemi, è giusto, quello che ho detto è giusto. Io comincerò da oggi ad appuntarmi con carta e penna tutte le volte che lo ringrazio, staremo a vedere se è davvero così o se invece è fake, ma secondo me è vero, perché spiegherebbe il fatto che tutti ringraziano l'autista del bus. Quindi ragazzi, 200 V-Bucks regalati al completamento di questo evento. Credo ragazzi che per salutarci vi faccio vedere l'ultima immagine che è stata trovata nei file di gioco ed è proprio, tada, una nuova trappola ragazzi. Non sappiamo assolutamente nulla di questa trappola, come al solito sono proprio le notizie, quelle fresche che vi do prima di tutti ragazzi, potrebbe anche arrivare chissà tra quanto, ma questa è stata trovata nei file di gioco e a prima vista sembrerebbe una trappola che inverte qualche cosa ragazzi. Qualcuno azzardava a dire i comandi
di gioco per un periodo limitato di tempo. Non sappiamo assolutamente la sua reale funzionalità, ma siamo fiduciosi ovviamente che verrà implementata il prima possibile e che quindi potremo tutti saperne un po' di più. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto, un bel pollicione in su. Non vi dimenticate ovviamente di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!